Bene, ho concluso l'undicesimo cerchio, quello centrale, che è esattamente sul fronte opposto dello split ring iniziale che abbiamo realizzato. Adesso dobbiamo fare l'arco numero 12 che raccorda tutti i nostri pippiolini, diciamo pendenti, che rimangono nella parte bassa dell'orecchino e realizzano l'ultimo cerchio pendente, l'ultimo arco pendente da 8 cristalli che rimane sulla parte opposta rispetto a quella del cerchio uguale speculare, diciamo, che abbiamo realizzato all'inizio di questo gruppo centrale del nostro orecchino. Allora, a questo punto non ci resta altro da fare che voltare il lavoro sulla parte degli archi. Ho già realizzato il piccolo nodino a bloccaggio del nostro cerchio e cominciare a realizzare l'arco numero 12, cominciando a realizzare 6 doppi nodi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dopo i 6 doppi nodi dobbiamo agganciare il grande pippiolino primo che ci rimane sulla sinistra e più precisamente dobbiamo effettuare la legatura nel punto in cui i due cristalli non hanno la separazione della toe. Quindi inseriamo come abbiamo fatto in precedenza il nostro uncinetto tra le due perline e separiamo il grande pippiolino in due arcate, una più grande e una più piccola, concentrica. Fatto questo, procediamo con 4 doppi nodi. 1, 2, 3 e 4. Diamo filo alla lavorazione e procediamo all'aggancio del secondo pippiolino, quello più grande. Più precisamente dobbiamo effettuare la legatura anche qui nel punto in cui i due cristalli sono fronteggiati, si fronteggiano e non sono separati dalla toe 8-0 e quindi il nostro grande pippiolino viene separato in due arcate concentriche, anche questo, vedete, che formano la parte bassa dell'orecchino. In questo modo abbiamo completato gli archi pendenti che sono alla base dell'orecchino. Fatta questa ultima legatura, facciamo altri 4 doppi nodi. 1, 2, 3 e 4. Dopo i 4 doppi nodi, richiamiamo accanto al lago da chiacchierino l'ultimo gruppo di cristalli che avevamo in giacenza, composto da 8 cristalli separati da 8-0. Li andiamo ad accostare al lago da chiacchierino e procediamo con l'ultimo gruppo di 6 doppi nodi a completamento dell'arco che stiamo realizzando. Quindi 2, 3, 4, 5 e 6. Una volta accostati, saranno separati anche loro nel punto in cui si fronteggiano i due cristalli senza la separazione della 8-0, questo però nell'arco successivo. Possiamo chiudere il nostro archetto, procedere al bloccaggio con il solito nodino. Tirate bene perché in questa zona c'è una certa concentrazione di elementi che potrebbero dare all'archetto un volume superiore ai precedenti, mentre invece deve essere esattamente identico a quelli già realizzati, e chiudete. Ecco, abbiamo realizzato anche la parte bassa del nostro orecchino, vedete?
Ora volgiamoci di nuovo sul fronte dei cerchi e realizziamo il cerchio numero 13, che sarà identico a quelli che abbiamo già realizzato. Quindi realizzeremo i 6 doppi nodi, monteremo i cristalli sul pippiolino del cerchio accanto. Compiremo la legatura, poi faremo 3 doppi nodi, la legatura col pippiolino piccolo del cerchio accanto, 6 doppi nodi, la legatura con il nostro castone, dopodiché 6 doppi nodi, un pippiolino di legatura che avrà l'utilizzo nel cerchio successivo, 3 doppi nodi, un grande pippiolino che ingloberà poi il gruppo di cristalli e perle, 3 doppi nodi e chiudere. Quindi questo cerchio, il 13, lo facciamo ciascuno per conto proprio. Ci vediamo alla fine. A tra poco. Ecco, ho realizzato il cerchio numero 13, questo che è successivamente posizionato dopo il cerchio centrale che fronteggia lo split ring iniziale. A questo punto io mi sono collegata nuovamente con il castone centrale attraverso questa legatura del pippiolino apicale, e il castone centrale è quasi tutto completo nei punti di giunzione, tranne che per 2 legature. A questo punto mi conviene inserire il cristallo, altrimenti non potrei più metterlo. Quindi lo vado a inserire e lo tengo lì anche quando andrò ad effettuare le due, diciamo, legature finali che bloccheranno completamente il castone e lo manterranno all'interno manterranno il cristallo all'interno dei due cerchi che si fronteggiano praticamente. Per quanto riguarda il resto del lavoro, abbiamo visto l'elaborazione del 12° arco. Ho fatto il 13° cerchio, adesso mi accingo ad iniziare il 14° arco, che ha queste caratteristiche: aggancia il pippiolino grande, l'ultimo della parte bassa del nostro orecchino, dopodiché farò 6 doppi nodi, aggancerò il grande pippiolino nel punto naturalmente dove i due cristalli si fronteggiano e non sono separati dalla perlina toho, e poi farò 8 doppi nodi, farò un grande pippiolino che verrà agganciato dall'arco successivo, 6 doppi nodi e chiuderò. Quindi giriamoci sul fronte degli archi. Ho già fatto il piccolo nodino di chiusura del nostro cerchio e quindi possiamo iniziare ad elaborare i nostri nodi. Mettiamo l'ago da chiacchierino come sempre alla base del cerchio appena finito, appena concluso, e cominciamo ad elaborare 6 doppi nodi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. È arrivato il momento di collegare il pippiolino ultimo fatto della parte bassa dell'orecchino. Compiamo come sempre la legatura tra i due cristalli che si fronteggiano e passiamo la cappiolina sull'ago da chiacchierino. Quindi procediamo il lavoro con 8 doppi nodi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora realizziamo il grande pippiolino da 3 cm e mezzo che alloggerà i cristalli esterni, e poi concludiamo con 6 doppi nodi, 3, 4, 5 e 6. Possiamo chiudere il nostro archetto.
chiudiamo, blocchiamo. E torniamo sul fronte dei cerchi e andiamo a realizzare il cerchio numero 15. Lo vorrei fare con voi per vedere come si chiude il castone. Quindi iniziamo con il posizionamento dell'ago da chiacchierino e cominciamo a realizzare 3 doppi nodi, 1, 2 e 3. Inseriamo il gruppo decorativo sul grande pippiolino e più specificatamente 2 piccoli cristalli, 2 perline toe e un cristallo grande posto al centro. Quindi andiamo a inserire sull'ago di lavorazione 1. Scusate, 2, 3 e 4 e mettiamoli sul pippiolino. Mettiamo, facciamo passare l'ago su tutte le perline. Andiamo a spostarle sul pippiolino già pronto. Quindi compiamo la legatura con il nostro uncinetto, facciamo passare il nostro filo sull'ago da chiacchierino. Chiudiamo e realizziamo altri 3 doppi nodi, 1, 2 e 3. Compiamo la legatura col cerchio accanto tramite il pippiolino piccolo. Spostiamo la cappiolina sul nostro ago da chiacchierino, tiriamo bene, realizziamo altri 6 doppi nodi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo fino alla lavorazione. Ora facciamo la legatura con il nostro castone. Allora, l'ultima legatura era questa, la vedete, con queste 2 perline. Saltiamo, queste 2 perline sono legate al cerchio, saltiamo il gruppo successivo e rivolgiamoci a quello successivo ancora, che sarà fronteggiato dal penultimo gruppo di perline. La uniamo e blocchiamo il nostro castone. Poi procediamo con 6 doppi nodi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Facciamo un pippiolino piccino per le legature successive, quindi 3 doppi nodi, 2 e 3. Un grande pippiolino che alloggerà i cristalli e 3 doppi nodi finali, 1, 2 e 3. Chiudiamo il cerchio . Passiamo l'ago, serriamo la cappiolina e divarichiamo la parte centrale del nostro cerchio per inserirci il gruppo centrale. Quindi un cristallo, una toe
e una perlina da 2 mm che inseriremo al contrario, quindi partiremo dalla toe, proseguiremo con la perlina da 2 mm e concluderemo con il cristallo da 6. A questo punto spostiamo il nostro gruppo sulla cappiolina centrale che abbiamo ottenuto dallo spostamento del filo alloggiato attraverso i nodi. Inseriamo di nuovo il nostro ago dalla parte opposta, spostiamo il blocco sul nostro filo di lavorazione, passiamo l'ago e spostiamo il blocco dall'altra parte allo scopo di chiudere il nostro cerchio riportando al proprio posto il filo di scorrimento. Tiriamo il filo che chiude il nostro cerchio tenendo ben uniti i nodi nella fase di chiusura finale. Riorganizziamo bene i nodi ripristinando i nostri pippiolini, dopodiché procediamo all'alloggiamento definitivo del gruppo centrale tirando il filo legato all'ago da chiacchierino e il gioco è fatto. Quindi, fatto questo, facciamo il nodino di bloccaggio. Giriamo il lavoro sul fronte degli archi e andiamo ad realizzare l'arco numero 16. L'arco numero 16 aggancerà il pippiolino già realizzato in quello precedente e realizzerà il nuovo pippiolino che verrà agganciato in quello successivo. È l'ultimo arco tradizionale che facciamo nella nostra struttura, il successivo ancora sarà uno split chain. Quindi andiamo a realizzare per l'ultima volta l'arco esterno del nostro orecchino realizzando 6 doppi nodi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Inseriamo il blocco di perline nel pippiolino che abbiamo già a disposizione dall'arco precedente con la solita disposizione di un cristallo, una perlina, un cristallo, una perlina e un cristallo. Spostiamo il tutto sul pippiolino in esubero. Ci sarà la solita cappiolina conclusiva che ci servirà da legatura. Andiamo a tirare bene e a riposizionare in modo corretto i nodi e a questo punto partiamo con gli 8 doppi nodi centrali. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora dobbiamo realizzare il lungo pippiolino che sarà agganciato sull'arco conclusivo. Quindi un lungo pippiolino di 3 cm e mezzo. E dopodiché possiamo concludere con i 6 doppi nodi conclusivi 2, 3, 4, 5
e 6. Accostiamo e chiudiamo il nostro archetto. Cerchiamo di favorire l'uscita dei primi nodi in modo tale che gli altri seguano lo stesso percorso dei primi. Poi applichiamo, tenendo ben fermi i nodi sotto i polpastrelli, il solito nodino finale. Tirate leggermente in modo che le dimensioni dell'arco siano uguali a quelle degli archi precedenti e partiamo con l'ultimo cerchio del nostro gruppo, è l'ottavo cerchio e cioè il 17esimo. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'ottavo cerchio ha una particolarità. Come vedrete, voi avrete sui cerchi adiacenti, sia a quello precedente che quello successivo, i due pippiolini lunghi che alloggeranno i cristalli e i due pippiolini brevi che hanno la funzione di legatura. Quindi durante la realizzazione di questo ultimo cerchio noi dobbiamo limitarci a realizzare i nodi e a utilizzare le strutture che abbiamo già realizzato dalle strutture precedenti. Quindi come dobbiamo comportarci? Giriamo il lavoro sul fronte dei cerchi, come abbiamo detto, e poggiamo l'ago da chiacchierino sull'ultimo nodo dell'arco appena realizzato e mettiamo sull'ago da chiacchierino 3 doppi nodi, 2 e 3, e siamo a questo punto. Quindi inseriamo sul pippiolino del cerchio precedente che abbiamo appena realizzato il gruppo di cristalli previsti dallo schema, che sono sempre gli stessi: uno grande, due piccoli e due to 80. Quindi inseriamo il primo cristallo, la prima perlina, il secondo cristallo, la seconda perlina e l'ultimo cristallo. Spostiamo il gruppo sul pippiolino adiacente del cerchio adiacente, quindi ripassiamo su tutte le perline, spostiamole sul nostro pippiolino. A questo punto effettuiamo la legatura così come l'abbiamo sempre fatta, e finora non c'è nulla di nuovo perché finora abbiamo sempre fatto così. Passiamo l'ago da chiacchierino, il filo sul lago da chiacchierino e chiudiamo. Poi aggiungiamo 3 doppi nodi, 1, 2 e 3, e compiamo la seconda legatura sul pippiolino piccolo. E anche fin qui non c'è nulla di nuovo perché l'abbiamo fatto finora per tutto il perimetro del nostro fiore, del nostro cerchio, diciamo. Quindi tiriamo bene e quindi passiamo alla parte alta del cerchio con i nostri 6 doppi nodi, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, fatto questo possiamo procedere alla definitiva chiusura del nostro castone. Allora, l'ultima legatura l'abbiamo fatta su questo gruppo qui, saltiamo quello successivo e su quello successivo ancora, che fronteggia quello che sta di sotto, facciamo la legatura. Tiriamo fuori il filo, lo accavalliamo e blocchiamo il tutto. E a questo punto il castone è completo, perché quella successiva sarà quella che si salta e non ci sono altre legature da fare nella parte inferiore, vedete? Quindi procediamo con i 6 doppi nodi,
1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vi faccio vedere il castone che è finito sia nella parte frontale che nella parte posteriore.